Ecco, proprio per quanto riguarda i vaccini, c'è un forte dissenso da parte della Regione Campania. Negli ultimi giorni c'è stata anche una riunione dell'unità di crisi dove, insomma, si faceva un po' il punto della situazione per capire quanti operatori sanitari, RSA e quant'altro, insomma, si dovranno vaccinare, ma soprattutto per il numero di vaccini che dovrebbe arrivare a fine gennaio per iniziare appunto questa vaccinazione anti-Covid-19. Ci sono dei risvolti, ci sono delle novità per quanto riguarda i numeri, insomma, e ovviamente quello che accadrà. Diciamo che c'è stata una ripartizione senza tenere conto dell'effettiva consistenza demografica delle regioni, e questo ovviamente mette la Campania in una condizione molto negativa rispetto agli altri. Ricordiamo che la Campania è la seconda regione per numero di abitanti, che viene sempre penalizzata sia dal punto di vista della finanza derivata nazionale con le contribuzioni sul sistema sanitario regionale che più volte sono state evidenziate dal presidente De Luca, che ci ha raccontato e che, come dire, ciascuno di noi può approfondire conoscendo un fatto che la regione riceve meno di tutti rispetto al sistema sanitario regionale in proporzione agli abitanti. Questo accadrà ovviamente in una primissima fase, ma la sottolineo, primissima fase di vaccinazione. Cioè nel cosiddetto giorno del Vaccine Day che ha proposto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ci ha raccontato che simbolicamente comincerà in tutta Europa la vaccinazione il giorno 27, cosa che accadrà anche in Campania con un numero di dosi molto ridotto, siamo intorno agli 8.000 dosi che ci saranno recapitate per... ovviamente ricordiamo che è anche volontario vaccinarsi in questo momento, per cui gli operatori sanitari prioritariamente, poi le persone in RSA, poi le persone con fragilità, sono i principali destinatari di queste dosi di vaccino. Sarà necessario convincere e soprattutto condividere con i cittadini, tra di noi è necessario convincerci della necessità e dell'utilità del vaccino. Spero non si crei panico rispetto alla effettiva potenziale pericolosità del vaccino, insomma, spero che non si faccia confusione, non è proprio il momento. Dobbiamo essere molto attenti, preparati e consapevoli del fatto che dobbiamo prendere per le corna il toro della pandemia, affrontarlo e superarlo, insomma. E poi la notizia bella invece è un'altra. Che agli inizi di gennaio si partirà con agli inizi di gennaio, quindi lo sottolineo questo concetto. Agli inizi di gennaio si partirà con la vaccinazione aperta a tutti. Quindi questa è una buona notizia che ci consente di anticipare i tempi che erano previsti per fine gennaio, inizio febbraio. Regione Campania sta facendo un ottimo lavoro, il personale delle varie ASL, i direttori generali con i vari servizi della Regione Campania stanno implementando tutte le misure necessarie, addirittura lo stavamo già facendo ben prima di questo annuncio della Regione Campania. Insomma, mi pare di capire che forse saremo una delle regioni meglio organizzate, però insomma faccio gli scongiuri perché non vorrei come dire, che poi le mie affermazioni fossero usate contro di me in un futuro prossimo, però vi dico che l'impegno è molto alto. Stiamo strutturando anche un'ottima modalità di gestione dei dati della vaccinazione, cosa che non c'era stata consentita di fare precedentemente per quanto riguarda i tamponi. Poi, come abbiamo messo in campo la piattaforma realizzata dalla Regione Campania, si sono superate tantissime difficoltà. Insomma, mi pare di capire che effettivamente siamo la più avanzata. Adesso dobbiamo capire quanto il governo nazionale, il commissariato di governo sarà in grado di stare al passo con il lavoro fatto dalla Regione Campania, questa è la verità. Perché poi il governo nazionale ci dovrà fornire le dosi, avendo scelto in modo anche responsabile e serio di centralizzare l'acquisto e la distribuzione dei vaccini. Alle regioni spetterà la distribuzione del vaccino una volta arrivato negli hub che sono stati comunicati al commissariato di governo. Uno di questi sarà sicuramente l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Insomma, tutte cose molto pratiche, operative, che ci hanno messo in condizioni di dire in questo momento che siamo già pronti per, insomma.
Il lavoro lo si sta facendo anche per aumentare le unità di personale, per cercare di velocizzare l'erogazione del servizio. Insomma, mi pare che ci sia tanto lavoro da fare, grande responsabilità nell'affrontare la sfida e profonda consapevolezza che se qualcosa dovesse andare storto nelle feste di Natale, ci protrarremo con la pandemia ben oltre la prossima estate, insomma. Quindi, perché ritarderemo. Prego. No, dicevo, quindi il vaccino arriverà agli inizi di gennaio, giusto? Se ho capito bene, non più a fine gennaio. Ci sarà la possibilità di vaccinarsi già dall'inizio di gennaio? Guarda, non vorrei essere eccessivo, ma penso al 2 gennaio. Insomma, prendetela un po' come, notizia non ancora confermata, però la volontà è quella di cominciare dal primissimo giorno dell'anno, perché non bisogna più perdere tempo. Quindi è fondamentale nelle feste di Natale evitare tutto quello che si può evitare. Non è assolutamente utile farsi prendere dall'aria natalizia inutilmente. In questo momento non è proprio utile e necessario, insomma. Sappiamo che il Natale è stato per noi sempre, soprattutto per noi nel sud del nostro paese, parte una festa particolarmente sentita. Tutti conoscono il detto Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, però quest'anno dobbiamo cercare di essere molto responsabili. Anche le persone più anziane hanno imparato ad usare la tecnologia. Ho i miei genitori di 80 anni che fanno le video call con i nipotini di 9-10 anni. Insomma, mi pare di capire che in qualche modo staremo comunque insieme.